Bonino di 2019, siamo all'ippodromo Tor di Quinto con il presidente federale Marco Di Paola. Marco, come sta andando questa edizione delle Poniadi? Beh, devo dire che queste Poniere sono meravigliose, mini olimpiadi di ragazzi del mondo ludico con il loro compagno Pony, è veramente qualcosa di incredibile, è un momento piacevolissimo, abbiamo 1300 iscritti che con i loro pony gareggiano su tutte le nostre discipline, quindi è veramente un momento importante per lo sport equestre, soprattutto per la base dello sport equestre, ma ancora di più per le famiglie che riescono in questa occasione a passare delle giornate insieme ai loro figli, nello sport, nella natura e soprattutto con il loro compagno di giochi che è il piccolo cavallo o il pony. Abbiamo scelto apposta questo sfondo, Marco, perché Beh, praticamente vediamo tutte le famiglie che si sono organizzate. questa è la vera realtà della nostra base. Noi qui abbiamo 60.000 tesserati che partecipano agli sport equestri. Lo sport equestre è vero che a livello di primato internazionale è uno sport molto costoso, ma a livello di valori della base, di valori di sport, natura, valori sani, è anche abbordabile con pure 20 euro all'ora, e questo è grazie a tanti istruttori che riescono a creare club, pony club, scuole e quindi a dare tanti pony in affitto a più bambini nello stesso giorno, e questo consente di avere dei risparmi e quindi di poter coinvolgere più ragazzi possibili. La grande novità delle Poniadi 2019 non sono i numeri che ormai siamo abituati, ma è le paraponiadi. Come tutti sapete, noi abbiamo una disciplina paralimpica che è il paradressage. Abbiamo attivato nella Federazione Italiana Sport Equestri tutte le discipline para e quest'anno abbiamo voluto fare anche le paraponiadi. Abbiamo voluto a livello ludico e amatoriale fare per ogni disciplina la gemella para con i ragazzi meno fortunati, e questo è veramente un grande motivo di orgoglio per la federazione poter dare un'occasione di gioia e divertimento a tutti i ragazzi. Grazie Marco, e viva la base, viva le Poniadi, un'edizione bellissima e i prossimi giorni saranno altrettanto belli. Grazie a Grazie. voi e viva le famiglie!